Amici 22, Mattia in finale Giuseppe Giuffrè, uno migliori ballerini mai visti nel programma. Amici è ormai giunto alle sue battute finali e quindi, come ogni anno verso la metà del mese di maggio. Domenica 14 per la precisione, è fissata l'ultima puntata del serale. Questa sera. Sabato 6 maggio, ovvero la semifinale, si stanno decidendo gli allievi che, poi, si giocheranno la tanto ambita coppa. La prima ballerina a indossare la maglia d'oro è stata Isobel, il secondo allievo, Mattia. Mattia, ballerino di latinoamericano, appartiene alla squadra di Raimondo Todaro e Arisa ed è il secondo finalista di questa edizione di Amici. Dopo essersi giocato la maglia d'oro con il compagno di squadra Wax, ecco che è stato lui a correre verso il leggio sul quale sopra era posata l'iconica felpa. Mattia, fin da quando il programma andava in onda il pomeriggio, ha sempre ricevuto moltissimi consensi da parte dei professori e anche degli utenti sui social. Il ballerino, poi, una volta approdato al serale ha sempre dato il meglio di sé. I giudici non si sono proprio trattenuti nel fare i complimenti all'allievo. Cristiano Malgioglio, che ha sempre fatto il tifo per Mattia, ha detto, per me lui è il nuovo Joaquin Cortés. Giuseppe Giuffrè, invece, si è espresso così, secondo me Mattia è uno dei migliori ballerini di latinoamericano che siano mai stati dentro a questa scuola.